vedi che girasoli e rose rosse. Lasciamo fare la creatività del professionista. Oggi è il compleanno della mia donna, compleanno della donna della mia vita. 82, compleanno di mamma, compleanno un po' diverso, compleanno che di solito festeggiamo tutti insieme e che invece quest'anno alle 8 di sera una sta a casa, un'altra sta in ospedale e secondo me sto male, variante alla difficoltà, tendente al problema, non ancora problema, la vita. E allora prima di andare a casa passo da mamma a dargli un altro bacio e porto i fiori alla donna mia, perché poi arriva un momento in cui sì, il regalo gliel'ho comprato, è un dettaglio, che gli compri? Gli hai comprato tutto, ha avuto tutto, non gliene può fregare di meno di niente in questo momento. Non c'è nulla di materiale che potrebbe andare a colmare il dispiacere del marito col quale quest'anno ha fatto 56 anni di matrimonio. Ed è un segnale brutto, no? Quando uno comincia a stare in ospedale, l'altro sta a casa. I pensieri andranno sicuri, a 82 anni i pensieri andranno. E allora, più che cuore, amore, è un bel gesto, perché i fiori una donna li apprezza sempre, e lei è la mia donna, è la donna della mia vita, è la donna che amo di più, è l'inarrivabile. È quella che mi si avvicina come donna, che mi ci si è avvicinata, mi ha detto sta buona, non la nomina mai, e si brava. E si va in giro con la serata rotta rispetto alla matriarca, e si brava. E secondo me sto male, vado a pomiciarmi la mia mamma, che amo tanto. E tanti auguri mamma, e tanti auguri papà. E vedevo di ricongiungere tutta questa cosa e fare un bel festone. Ma viva la vita, vado a vedere come sta la lavora questa. Bella per te.